Ivan Tresoldi è un poeta di strada, è di Milano ed è qui. Buonasera, Benvenuto. buonasera, grazie. Buonasera Allora, tu sei un writer. Io sono propriamente un writer, nel senso che Che scrivo. scrivi? Poi forse sono la persona più distante dai writer, perché io scrivo di giorno col mio nome e scrivo poesia, perché come hai detto bene, le parole sono fondamentali, anzi costruiscono società, credo. Le Certo. nostre strade, le nostre chiese, le nostre piazze sono piene di parole che producono il senso Interazione, della certo. società e del presente che noi viviamo. Io scrivo in strada per tanti motivi, primo per buttare parole tra le vie, secondo perché penso anche che scrivere in strada ha un certo valore di riqualifica. Io sono ovviamente molto distante da quello che sono le pratiche delle tag, del graffitismo vandalico, pur riconoscendone una Certo. via di propaganda. Per me la riqualifica passa soprattutto in due idee, che è una riqualifica dei luoghi, delle superfici, della Adesso ne pelle, vediamo una, dei sì. nostri muri che sono spesso lasciate all'incuria. Altre volte invece è una riqualifica che produce senso. Sentimento, e quindi scrivere un muro produce un certo invisibile che ci riguarda tutti, come per esempio in questo caso, qua siamo a Campo Felice di Roccella, In in Sicilia. provincia di Palermo, esattamente. Questo era il cinema della cittadina che era lasciato Chiuso. appunto chiuso al degrado del tempo. Come vedete, al di là della qualità del mio intervento, che può E tu hai piacere o scritto parole meno. non prive di senso per quel luogo, Esattamente, sono parole che raccontano la cittadina e le persone di Campo Felice, quindi non a caso quando ho iniziato l'intervento erano tutti molto timorosi di quello che scrivevo. Poi quando hanno scoperto che scrivevo le storie di chi quel paese lo diceva, avevo il codazzo delle signore che ti mi dicevano dicevano: aggiunga anche me. Fighetto, ma scrivesti per la nonna e il nonno. E quindi la poesia, la parola, si fa volano di storie, di memoria, di società presente, insomma. Tu sei considerato appunto uno dei principali riferimenti della poesia di strada in Italia. Ecco, che cosa si intende per poesia di strada? Ma la poesia di strada è una cosa in verità abbastanza semplice, nel senso che è gettare con la vernice, in questo caso soprattutto parole, per le strade. È riavvicinare la parola al suo pubblico, che poi siamo noi. È una via pratica ed efficace di racconto di quello che è quell'invisibile che tutti dentro abbiamo e che in parole traduciamo. Io ho iniziato a Milano in una notte buia e Sai tempestosa come sempre, tutte le storie. del 2002-2003. Scrivendo sulla Darsena, che è il vecchio porto di Milano, una frase che Che è appunto. diventata famosissima poi questa frase, è stata usata come slogan, insomma, in tanti, tanti modi. Chi getta semi al vento farà fiorire il cielo. Esattamente, che è proprio quello che forse la poesia di strada vuole fare, cioè gettare, credere che in strada ci possa essere un volano che ci appartiene a tutti, di senso. E quindi attraverso la scrittura di questi che sono dei piccoli slogan, insomma, io vado con appunto quello che io chiamo scaglia a dare delle piccole scintille di senso. Cosa sono le scaglie? Allora, la scaglia è una sbecciatura della poesia, o meglio, quando scrivi per strada ti accorgi che la strada Anche è, questo è tuo, il futuro non è più quello di una volta. sì, o di una svolta anche talvolta, va pensata, la strada diventa contenitore e contenuto delle cose che scrivi e scrivo, quindi i parapetti sono degli ottimi spazi di risulta, laddove un intervento può apparire anche più gentile, per quanto la mia poesia non è gentile, io ti strattono a leggere, io ti chiamo perché c'è un'urgenza dello scrivere e del tradurre sentimenti e parole, no? Di quello che. E quindi nulla, le scaglie sono del gran biancone, un rullo, un pennello e delle scintille di senso. Senti, Ivan Tresoldi ha fatto diverse esposizioni importanti in Italia, all'estero, c'è stata una tua personale nel 2009 allo Spazio Oberdan di Milano, l'editore Schirati ha dedicato un catalogo, insomma, hai fatto altre collettive al Padiglione di Arte Contemporanea, insomma, sei riconosciuto, no? La domanda ovvia è perché tutto questo non in un libro cartaceo, in un libro di poesia? Allora, forse la risposta è che pubblicare, se scrivi poesie, credi che la poesia debba incontrare tutti, vuol dire rendersi pubblico. E purtroppo, per quanto i libri sono una splendida ed ottima cosa, è un ottimo canale di diffusione, soprattutto in passato della poesia, oggi i libri di poesia stanno nell'ultimo dello scaffale delle librerie, Non di è di moda, solito non è di moda in in realtà, ambiti tetri, abbastanza purtroppo. poco accessibili.
Quindi io non è che l'ho contro i libri, anzi, io scrivo per rendermi massimamente pubblico, che sia su un'agenda che va su un milione di banchi, che sia per radio, che sia stasera, che è un luogo pubblico dove pronunciamo e parliamo di poesia. Di poesia, esattamente. Senti, e invece le saracinesche, che dice una cosa strana, poi ti faccio una domanda su questo, insomma, come ti è venuta l'idea delle saracinesche? Perché tu scrivi poesie sulle saracinesche. Sì, esattamente. Allora, l'idea è venuta in un certo senso... Trattoria non è il titolo della poesia. No, trattoria è un'ottima trattoria, che però talvolta occorre allo scrivere. Sì, appunto, girando per le strade, tanto quanto per le scaglie, i parapetti sono delle ottime impaginature, in un certo senso, camminando una sera, poiché soprattutto all'inizio avevo scarsissime capacità di scrittura e artistiche, sì. Onestamente, esatto, grafiche propriamente, mi sono accorto che una saracinesca è esattamente come le righe di un quaderno. Quindi ha un limite molto certo. Forte, che però è un vantaggio, è una relazione con la strada, che è il numero degli stelli, quindi il numero delle righe. Quindi ci deve stare una poesia in queste righe. Dall'altro mi permette di andare diritto, quindi è un po' il mio quaderno. Senti, insomma. A tempo stesso c'è il tema dello spazio pubblico, no? Cioè, se il proprietario della saracinesca o invece quando c'è uno spazio pubblico no, insomma, non gradissero quello che stai facendo... Allora, intanto, come dicevo, io vado col mio nome e vengo di giorno, quindi sì, tu scendi, cioè, condomino. Ma in quel caso cosa fai? Io mi porto tanto da scrivere quanto da ripristinare l'apparecchio o la saracinesca che è. E quindi ho dietro tanto pennelli nero e bianco, stucco e grigio, perché credo che non sia obbligatorio scrivere, sia innanzitutto obbligatorio incontrare chi legge. E quindi metà della poesia che tu scrivi. Secondo, io credo che lo spazio pubblico ci appartenga a tutti, per quanto io non voglio una poesia gentile, perché testimonio l'urgenza di questa cosa, non voglio neanche un atto di abuso, certo, su quelle pareti, certo. Io ho bisogno di luoghi, non di superfici. Senti, tu avevi scritto anche dei versi per ricordare Piazza Fontana, tra l'altro Piazza Fontana 12 dicembre fa 4 giorni ed è insomma anche nei pensieri nostri di questa sera. Avevi scritto una poesia lì proprio, no? Sì, innanzitutto scrivere... Su un muro di una casa che non c'è più, peraltro. Sì, ecco, la strada ha questo limite che, insomma, quando ti demoliscono il palazzo, demoliscono anche la poesia, sì. Ed è anche il suo bello. Che forse la strada... invece, chissà, rimane la poesia in quelli che l'hanno letta e demolisce il palazzo, chi lo sa? Esattamente, perché poi la poesia rimane nell'invisibile, che è fondamentale. Sì, io scrivo per Piazza Fontana per quello, perché, come hai detto bene, le parole sono importanti e testimoniano la nostra storia. Quindi questa poesia è stata fatta... come vedete in ambito pubblico e appunto a testimoniare quello. Per me è molto importante stare vicino a una storia per scrivere un futuro semplice di questo nostro passato imperfetto e presente tribolato. Insomma. Poi hai fatto delle performance, abbiamo ancora una manciata di minuti e vorrei impiegarli bene, hai fatto delle performance in giro per il mondo, una delle quali è il verso più lungo. Che consiste? Il verso più lungo del mondo è scrivere propriamente per terra il verso più lungo del mondo. Con un gesso, sì. Che è una cosa che tutti possiamo fare, anzi invito a farlo perché non è un reato, anzi non perdiamo l'esercizio di certe libertà per disabitudine. Se mio figlio lo fa a casa, però adesso qui gli spieghiamo. Ecco, forse a quel punto è già più illegale. È più illegale, sì. E questo verso racconta di quello che in quel momento accade in strada, è una scrittura che vuole testimoniare fortemente il mettermi ai tuoi piedi e dice: il verso più lungo del mondo comincia così, con Fabio accanto che fa divampo questo studio che vedo, quindi eccetera. Tutto quello che ti passa davanti diventa ispirazione. Esatto, sulla pelle della città, tra i passi. Poi tu sei stato chiamato in molte città d'Italia soprattutto, ma anche altrove, per la cosiddetta pagina bianca. Sì, Pagina Bianca è un'altra via di traduzione di una certa poetica nelle strade. Pagina Bianca arriva da quello che tu hai citato all'inizio, cioè ovvero che in ogni pagina bianca sta un'ottima poesia e sta ognuno di noi tirare fuori questa poesia con grande semplicità. Vuol dire stendere una larghissima superficie in carta, dare pennelli, e colori. Colori e vernice a tutti, tra l'altro un evento dove io poi non scrivo neanche più una parola, quindi mi rilasso alla grande, lavoro molto poco, ma facendo questo in insomma 16 una città suora. D'Italia, esattamente, convivono identità talvolta molto differenti, ma tempo stesso molto vicine e coesistenti. E mi spiegate che la cosa abbastanza incredibile, insomma, è che tutto avviene nello spazio preciso, inscritto nella tela, nella grande tela, insomma, che non si sporca neanche un attimo fuori. La cosa che ci stupisce sempre molto facendo Pagina Bianca è che in Città d'Italia, nel cuore delle piazze di Città d'Italia soprattutto,
che sono gravemente aggredite dal graffitismo vandalico talvolta, e quindi quando tu metti 100 litri di colore, 1000 pennelli su una pagina, il fatto che qualcuno possa prendere quella latta, incamminarsi e farne altro uso è molto alto. Beh, in 16 piazze, 160.000 presenze e miriade di pennelli, nessuno scrive un passo oltre la pagina. Questo a testimoniare che non dobbiamo vivere di sommatorie, di spazi privati, ma di un unico spazio pubblico che ci appartiene tutti. Senti, abbiamo ancora un paio di minuti. Che cos'è? Beh, io ho come su Pagina Bianca viene lasciato un'altra sorta di segno. La barchetta, da lasciarti. No, perché questa è un'altra performance che ha fatto Ivan, e che tu hai messo queste barchette con dei versi che hai messo nei fiumi a Praga, mi pare, è vero? Praga, insomma, Bologna, dove corre un corso d'acqua, è un po' l'idea appunto di gettare i semi al vento, queste Praga, esattamente nei flutti, insomma, la corrente credo che sia un'ottima metafora per raccontare i giorni nostri. Poi, insomma, io ci posso mettere un seme, per l'appunto, sì, io mi infilo tra l'altro nell'acqua, nel gelo che mi attanaglia i polpacci, e poi lascio queste poesie che di solito scorrono, raccolgono poesie da altri, di migranti, eccetera, che ben vogliono dire quello che affermo: con chi getta semi al vento farà fiorire il cielo, ovvero che io ci posso mettere un piccolo semino, il vento forte lo fai tu, e solo insieme produciamo cielo fiorito primavera. Quindi questo è. Grazie. Stai qua. Grazie. Volevo salutarci mostrando quest'altro verso, visto che siamo quasi a Natale, quest'altro verso arriva come augurio per tutti. Diverso è solo un altro modo per dire noi. Ecco, io credo che l'accoglienza della diversità, dell'alterità, sia uno degli imperativi che abbiamo davanti in questo preciso momento. Ho trovato molto bello che tu abbia detto che diverso è solo un altro modo per dire noi, anziché io, o me. Perché noi, insomma, comprende la consapevolezza di essere in tanti, di essere più di uno, e quando si riesce a dire noi, secondo me è la cosa più bella che si possa dire a un'altra persona. E quindi